Ciao a tutte ragazze, con qualche nuovo video. In questo video apriamo insieme il pacco Avon della campagna 11, che è questa qua. Come notate, le mie mani sono qui perché ho comprato un cavalletto nuovo. Appunto adesso ho il cavalletto e sto recitando appunto questo video per la prima volta con il cavalletto nuovo. Andiamo subito ad aprire il pacco. Ah, anche questa volta è il pacco piccolo. Allora, come prima cosa c'è così, che è sempre un catalogo, un foglietto per le presentatrici. Poi troviamo così, che invece è una sciarpa, così si chiama Hearty Paradise Scarf. Aspetta, è tanto questa fantasia appunto floreale con le farfalle, frutta, molto carina. Poi così, che è sempre il catalogo 14 con l'anteprima, con le offerte per presentatrici. Queste invece sono l'anteprima. Poi i cataloghi che appunto ho comprato io. Poi qui sotto vedo che anche per questo catalogo qui, il successivo che appunto è il 12, abbiamo il supplemento. Poi vediamo adesso i prodotti appunto. E una mia cliente ha preso questo stick, che è un tonico appunto della linea Herbal, questo qui. Poi questo stick invece è uno spruzzino rinfrescante per i piedi. Questo invece che è uno spruzzino deodorante per i piedi. Questo che è un piediluvio multifunzione. Multiattivo, scusate, ai sali minerali e della Footworks. No, questi due che sono uguali sono degli spray scioglinoli dell'albicocca al burro di karité. L'odore è davvero buonissimo. Poi questo qui che invece è uno spruzzino rinfrescante per i capelli, sempre. Questo qui è i fiori di ciliegio. Poi un deodorante della Faraway, che c'era l'offerta a fondo al catalogo a 1,50 euro. Poi c'è questo che invece è una crema dell'Avon Care, questa confezione è davvero molto carina. E questa è una crema ultra idratante. Questo invece che è un pennello per applicare le maschere, e è della Avon Planet Spa. A toccarlo da qui appunto sembra molto morbido. Poi ho preso questi che sono in anteprima, l'ho presi a mi sembra 2 euro. E sono i petali da bagno. Poi questo invece è una crema anticellulite con un roll a tripla azione della Solution. Poi questo che invece è un trattamento senza risciacquo all'albicocca e al karité, sempre. E della stessa profumazione dell'altra. Così l'ho provata io e devo dire che mi piace davvero molto. Poi questo che invece è un fondotinta dell'Avon Anew, quello anti-age. Questo è la colorazione medium beige. Lo faccio vedere. Eccolo qua. Poi ancora questi due campioncini di rossetti che l'ho presi io per regalare ai miei clienti. E poi questo che è il famoso smalto, che io nelle anteprime vi feci vedere, che appunto ho sbagliato appunto a spiegarvi. Questo si chiama Art of Change in Eyewear. Io dissi che era un top coat colorato che appunto andava a scurire gli smalti che ci si metteva sotto, e invece no, perché praticamente sono 5 colorazioni. Ho fatto anche la annotazione sul video, però non so appunto quante l'avete vista. Praticamente sono 5 colorazioni di smalto che, applicando sopra un qualsiasi top coat trasparente o anche magari con gli effetti, diventa più scuro lo smalto. Quindi sono gli smalti in sé per sé che cambiano colore. E io ho preso quello rosso, questo si chiama Alter Rouge. E ora sono subito curiosa di provarlo a vedere com'è. Così normalmente il colore risulta rosso metallizzato, davvero bello. In alcuni punti più rosso e in altri appunto è metallizzato. E appunto mettendoci sopra il top coat dovrebbe diventare sul bordeaux, insomma più scuro di questo colore qua, sempre metallizzato. Sono davvero curiosa di provarlo, infatti adesso vado subito a provarlo. Magari vi metto qualche foto del risultato appunto quando cambia.
E questi che appunto erano antiprodotti, quindi come cosa, l'ultima cosa ci è rimasta la fattura. Spero tanto che questo video vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia fatto passare appunto qualche minuto. Ci vediamo al prossimo, ciao!